Ben ritrovati a Il volontariato fa notizia. Chi vi parla, come sempre, è Michela Di Michele del CSV Abruzzo. Ci ritroviamo con le news di questo settembre che ci parlano di obblighi, adempimenti e altre novità da parte delle associazioni. Iniziamo con la prima. Anche le ONLUS sono obbligate a redigere il bilancio sociale. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota numero 11.029 del 3 agosto 2021. I termini sono già scaduti, ma il Ministero suggerisce di procedere quanto prima alla compilazione del bilancio sociale. Trovate la notizia sul sito del csvabruzzo.it e nella misura, diciamo, più ampia con tutti i dettagli su cantiereterzosettore.it. Il link lo trovate sempre nella news sul nostro sito. Qui su Cantiere Terzo Settore potrete leggere tutte le informazioni nello specifico, dove comunque viene consigliato di procedere all'adozione del bilancio sociale quanto prima. La seconda, dalla Regione, arrivano i contributi per eventi senza scopo di lucro. La Regione Abruzzo concede i contributi per eventi di rilevanza minore, senza scopo di lucro, realizzati nell'arco temporale compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021, di carattere umanitario, culturale, artistico, scientifico e sociale, attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali ad enti pubblici o privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, e comitati di cui all'articolo 39 del Codice Civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Sul sito del CSV Abruzzo è disponibile il link per scaricare l'avviso e il link per tutta la documentazione che è depositata sul Consiglio regionale dell'Abruzzo. La terza notizia riguarda le assemblee online e il voto elettronico, nello specifico quanto riguarda la proroga. Lo slittamento è previsto nel DL Green Pass per gli enti che non hanno inserito questa modalità nello statuto. Tra le misure che interessano anche il terzo settore, l'utilizzo della certificazione verde, la partecipazione a eventi sportivi e culturali e in materia di disabilità. Anche qui è possibile approfondire la notizia sul sito di Cantiere Terzo Settore, dove appunto vengono condivisi tutti i dettagli in merito alle assemblee online e al voto elettronico. I termini appunto sono prorogati al 31 dicembre 2021 ed è una delle novità di interesse per il terzo settore che è contenuto nel decreto proroga dello stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, disciplinando in particolare le modalità di utilizzo del certificato verde, che tutti conosciamo come Green Pass, stabilendo nuovi criteri per l'attribuzione dei colori alle regioni e prorogando i termini di diverse disposizioni di legge correlati all'emergenza epidemiologica. Nell'articolo di Cantiere Terzo Settore troverete quelle di maggior rilievo, che vi citiamo rapidamente, sono appunto la proroga dei termini delle assemblee e dei voti online, per quali attività è richiesto il Green Pass, queste molto importanti. Poi la normativa riguardante gli spettacoli culturali, gli eventi sportivi. Inoltre le proroghe per le misure in materia di disabilità e il sostegno alle attività economiche chiuse. Quindi vi invitiamo a leggere con attenzione entrambi questi articoli su Cantiere Terzo Settore. Adesso ci lasciamo per un breve intermezzo musicale. C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. È il mondo che cambia. È il mondo che cambia. Quando tu cambia, il mondo cambia contigo. Libera tu luce interiore e il mondo cambia contigo. In ogni
ogni goccia che scende, che sale, di goccia in goccia c'è il mare. Un mare di gente, un mare di gente, dove tu sei importante. E non è matematica, la scelta deve essere libera. Non serve l'informatica, nemmeno essere un acrobata. Si tu changes, le monde change aussi. Si tu vas, je viendrai aussi. Tous pour un, c'est notre pari. Collectif pour le monde, volontaire pour la vie. C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. In un sorriso, una stretta di mano, è il mondo che cambia. C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. È tutto così semplice se non ti poni già un limite. Keep your voice up, tieni alta la tua voce. Keep your voice up, libera la tua luce. Keep your voice up, tieni alta la tua voce. Keep your voice up, libera la tua luce. Por la tierra, por la vida, por el agua. Il volontariato fa notizia. Bentornati dopo l'intermezzo, proseguiamo con le notizie che arrivano dalle associazioni. Dalla provincia di Teramo si va a Castel Castagna e all'Abbazia di Ronzano con il FAI, perché ci aspetta un nuovo appuntamento del calendario estivo del FAI, una passeggiata tra natura, arte e storia nell'incantevole borgo di Castel Castagna, con visita all'Abbazia di Santa Maria di Ronzano. L'evento è realizzato in collaborazione con il patrocinio del comune di Castel Castagna. L'evento è previsto per il 5 settembre alle 10 a Castel Castagna in provincia di Teramo. Sul sito, sulla news relativa sul sito del CSV Abruzzo nella sezione di Teramo è disponibile il link per le prenotazioni, dove troverete tutte le informazioni per prenotarvi e iscrivervi. Affrettatevi perché i posti sono limitati e le iscrizioni si chiuderanno il 4 settembre. Anche qui vi ricordiamo che a seguito del decreto legge del 23 luglio 2021, il cosiddetto Green Pass, la partecipazione a questa attività sarà consentita solo ed esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 in corso di validità. Proseguiamo sempre con la provincia di Teramo per l'iniziativa di Morena Una Farfalla per Sempre, la camminata di solidarietà. Perché dopo quasi 2 anni l'associazione Morena Una Farfalla per Sempre organizza una splendida camminata con lo scopo di raccogliere fondi. La manifestazione si terrà domenica 12 settembre e partirà alle 9.30 dal santuario di Santa Maria in Erulis di Ripattoni a Bellante. Nei 5 km e mezzo del percorso si potranno ammirare scorci di borghi medievali, con Palazzo Saliceti compreso, con punti da cui si potrà ammirare il Gran Sasso, la Maiella, i Monti della Laga e da una parte e il mare dall'altra, come peculiarità del nostro Abruzzo. Lo scopo fondamentale di questa camminata è la solidarietà, quindi tutto l'incasso della manifestazione sarà devoluto per le esigenze dei reparti oncologici degli ospedali abruzzesi, e questa è una motivazione importante per partecipare. Come dicono a Morena Una Farfalla per Sempre, donare per poter volare, perché volare rende felici. Proseguiamo con le nostre informazioni da parte delle associazioni e andiamo a Chieti, dove ci aspettano i corsi di lingua giapponese, perché l'associazione Giappone Abruzzo è lieta di comunicare che sono aperte le preiscrizioni ai corsi di lingua giapponese della sessione autunnale Momiji 2021. Data la situazione di incertezza creata dalla pandemia e tenuto conto dell'esperienza positiva della precedente sessione da molti apprezzata, anche i corsi di questa sessione si svolgeranno in modalità online dal 21 settembre al 14 dicembre, tutti martedì. Come per le precedenti edizioni, saranno attivati i seguenti corsi: il corso introduttivo per principianti assoluti, non è quindi richiesta alcuna conoscenza della lingua giapponese; il corso introduttivo rivolto a coloro che abbiano già seguito il corso numero 1
Il corso introduttivo 3 a chi è rivolto a coloro che abbiano già seguito il corso 1 e 2. Il corso teorico pratico 1 rivolto a coloro che abbiano già seguito i primi 3 corsi introduttivi o che abbiano una conoscenza base del giapponese. Corso teorico pratico 3 rivolto a coloro che abbiano già seguito i corsi teorico pratico 1 e 2 o che abbiano una conoscenza intermedia del giapponese. Poi corsi di preparazione 5, 4 e 3, nell'ordine 3, 4 e 5, rivolti a coloro che hanno intenzione di sostenere l'esame di certificazione linguistica N5, N4, N3 o che vogliono semplicemente approfondire la grammatica, l'ascolto, la produzione scritta e lo studio del kanji di base. Tali corsi sono finalizzati all'esame per la certificazione linguistica, ma purtroppo, come è già stato comunicato, quest'anno non ci sarà l'esame previsto per dicembre 2021. Sono comunque una buona occasione per migliorare le abilità linguistiche per il giapponese. Tutti i corsi sono aperti anche a coloro che avessero interrotto o volessero rinfrescare lo studio del giapponese intrapreso in passato. I corsi sono diretti dalla professoressa Marisa Di Russo, docente per molti anni all'Università di Studi Stranieri di Tokyo. Le lezioni saranno svolte da docenti madrelingua provenienti anche dalle università con lunga esperienza nel campo della didattica del giapponese agli italiani, coadiuvati da docenti italiani. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà frequentato almeno 2/3 delle lezioni. Il costo di ogni singolo corso è di 200 euro, 150 per gli studenti dei corsi dei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 che troverete nell'elenco, nella news sul sito del CSV Abruzzo, e poi 100 euro, 80 euro per gli altri, vedrete poi le distinzioni. Qualora voleste, insomma, vi invitiamo a partecipare a questa importante occasione formativa. E ultimo ma non per ultimo, vi invitiamo a tenervi sempre aggiornati sul sito del CSV Abruzzo e a seguire la pagina Facebook per rimanere informati sulle prossime attività, perché con il settembre ripartiranno in particolare i corsi di formazione della collezione primavera, autunno-inverno come la chiamiamo noi, quindi rimanete sintonizzati perché sono tante le opportunità in cantiere e in partenza. Un caro saluto a tutti, grazie a tutti gli ascoltatori, dal CSV Abruzzo è tutto e anche da Michela Di Michele, alla prossima puntata del Volontariato Fa Notizia. Grazie.